oggi una giornata particolare per il giudice onorario di pace, un flash mob che parte da lontano, parte da Palermo, perché siete diventati, come si legge anche nella vostra locandina, dei rider della giustizia. Rider, ci può spiegare perché e soprattutto per quale motivo questo flash mob? Il motivo è il totale disinteresse del governo, in particolar modo di questo ministro della giustizia, nei nostri confronti. Siamo dei magistrati onorari, sì, ma siamo dei magistrati che garantiscono la giustizia di prossimità e garantiscono la giustizia ai cittadini italiani. Molti di noi sono vice procuratori onorari e quindi reggono l'ufficio del pubblico ministero. Altri fanno i giudici di pace, altri ancora i giudici onorari di tribunale. Siamo assolutamente dimenticati da questo governo, nonostante le decisioni della Corte di Giustizia europea e nonostante l'ultima decisione della Corte Costituzionale, per la quale, tra virgolette, si apre qualche spiraglio dicendo appunto che i magistrati possono essere tutelati anche da parte dell'Avvocatura dello Stato, i magistrati onorari. È una situazione gravissima che si perpetua ormai da oltre 20 anni. Lavoriamo come precari della giustizia, infatti il nostro lavoro non è certo, il nostro lavoro non è ben pagato, non ci sono risultanze previdenziali, quindi non abbiamo assolutamente, non avremo la pensione, non abbiamo le ferie e soprattutto non abbiamo la malattia. Molti di noi si sono ammalati con il Covid, molti si sono ammalati di tumore e non c'è nessuna risposta del Ministero e del Governo italiano. Ci sono tre giudici di pace di Palermo, tre donne, di cui una malata appunto di tumore, che stanno facendo lo sciopero della fame da 9 giorni nel silenzio più assordante del Ministero della Giustizia. Questa cosa è grave e grave assai. Avete una rosa in mano, la rosa rappresenta cosa? La rosa rappresenta un omaggio alle nostre colleghe, un omaggio a queste donne che si stanno sacrificando la loro vita e anche la loro salute per questo impegno gravissimo che mantengono da tanti anni. In termini fattivi, cosa chiedete e cosa, in quanto tempo lo chiedete? Si chiede subito, perché siamo pronti anche ad un'autosospensione per sempre, cioè in continuazione, perché adesso la misura è colma. È impossibile andare avanti in questo modo, ma soprattutto per gli uffici piccoli come questo di Cervinara, per tanti uffici dove c'è necessità e c'è desiderio di giustizia da parte dei cittadini. Tutto è addossato, e su questo, ai comuni, i quali hanno le loro difficoltà, e non è possibile che piccoli uffici come questi debbano vivere cercando l'aiuto degli avvocati che danno la fotocopiatrice o la carta o le penne. È veramente una dismissione della giustizia che non si può più tollerare. Avete avuto la solidarietà dei sindaci dei paesi dove operate? Da parte dei sindaci c'è la massima solidarietà e anche il massimo impegno, devo dirlo. Però purtroppo le misure, le condizioni economiche dei comuni sono gravi. E certamente non si può, da parte del Ministero, lasciare degli uffici in mano ai comuni, che hanno già le loro gravi responsabilità e soprattutto i bilanci che non consentono di assumere personale, non consentono di mantenere gli uffici in maniera adeguata. Con il sindaco di Cervinata, avvocato Caterina Lengua, avvocato prima di tutto, una situazione, quella dei giudici onorari, che è veramente, da come ci diceva il qui presente nostro giudice, è disastrosa, anche perché sono diventate dei veri e propri rider. Sì, è una vicenda che sta, naturalmente, rispetto alla quale si sta richiamando l'attenzione non solo da parte dei magistrati ma da parte di tutti gli operatori della giustizia. È un settore al quale occorre mettere mano, ma si affianca ad altre vicende come quella della gestione degli uffici, che rimane, lo dico da amministratore di questo comune, ma interpretando anche il pensiero di tanti colleghi sindaci della Valle Caudina, una gestione che rimane in capo ai comuni con tutte le difficoltà sia di carattere amministrativo sia di carattere economico che ne deriva.
Insieme ai comuni di Rotondi, di San Martino e di Rocca Bascerana ci stiamo facendo carico da tempo, grazie alla disponibilità del dottore Cerase, del dottore De Vincentis e degli operatori, ci stiamo facendo carico della gestione di questo ufficio. Non nascondo le difficoltà che ci sono, intanto per la carenza di personale che registriamo nei vari comuni, i concorsi pubblici sono anche bloccati e siamo veramente a denti stretti mantenendo la gestione di questo ufficio, con l'auspicio che il Ministero della Giustizia quanto prima possa assumere la competenza della gestione. L'amministrazione della giustizia, al pari della salute, al pari della sicurezza, è un tema fondamentale, centrale, e questo è un presidio di legalità per il nostro territorio che va assolutamente tutelato. Quindi lo sforzo che stiamo facendo ora lo stiamo facendo in previsione di un aiuto da questo punto di vista da parte del Ministero competente.